Una cosa per chiudere il discorso Maxi Lopez, arrivato volevo questa sapere, tu mattina. Avevi una curiosità. Sì, una... perché vabbè, arrivato intanto diciamo con un volo partito alle 7:30 da Catania e a Milano vi abbiamo già fatto vedere la foto, anzi la faremo vedere ancora foto che per par condicio diciamo anche Luca Marchetti ha sul suo Twitter, non solo di Stefano e di Marzio, ma foto che è merito di Giuseppe Di Stefano che è lì. Se la sono passata tra di loro o sì, tutti e tre hanno fotografato? Questa no, è la domanda. Giuseppe Di Stefano che è lì. E, okay. E poi via Bluetooth. Esatto. Bluetooth. Però... stiamo ragionando, arrivano notizie in continuazione, oggi c'è una linea molto calda, eccola qua appunto la foto di Maxi Lopez con Braida, una linea molto calda, complice anche l'assemblea di Lega, tutto molto chiaro, ha detto Gagliani, se non arriva Tevez arriva Maxi Lopez, tutti sanno tutto, la curiosità è ma se arriva Tevez cosa fa Maxi Lopez? Visto che prestito. Al Fulham è stato detto no ufficialmente, comunque. Lo Monaco ha detto le carte sono già firmate, insomma lavoreremo su questa però domanda e sugli sviluppi eventuali. Però scusa, manca Cassano eventuali. Che sta poco bene e che si sta riprendendo, però insomma non è una... non lo rivedremo a breve. Inzaghi mi sembra che sia abbastanza fuori esatto. dalla lista di Infatti, tutto, campionato e Champions. C'è Pato che è infortunato per un mese e mezzo. Se Tevez e Maxi Lopez arrivano insieme non mi sembra che numericamente il Milan poi sia messo male, visto che questi tre non ci sono. Ma esatto, anche ma se infatti, Gagliani dice infatti che uno l'idea nostra, l'idea nostra è proprio quella che Maxi Lopez comunque non escluda Tevez. A quel punto però Maxi Lopez potrebbe essere tranquillamente annunciato ufficialmente con contratto depositato poi si lavora su gennaio Tevez. Si dice le parole Tevez. Di Gagliani invece vanno in un'altra direzione, ha detto se non arriva Tevez arriva Maxi Lopez, non ha però, detto possono però tu Alessandro entrambi. Ci insegni che di tutti gli interlocutori che si possono avere per quanto riguarda il calciomercato Gagliani è in assoluto il numero più esperto uno. È un maestro, cioè dice esattamente maestro. Quello che col contrario ma l'ha dimostrato 100.000 perché volte la telefonata con un attore sul triangolo Manchester ma no, Parigi no, Milano cioè, Tevez quello che dice Gagliani con tutta la simpatia ma, insomma sì, però siccome sono dichiarazioni, staremo a vedere, è curioso e interessante seguire lo sviluppo di questa situazione. Di certo per Maxi Lopez credo che oggi si possa dire il coronamento di un sogno a lungo inseguito, perché lui l'ha aspettato all'inizio del mercato. Se no cominciamo a pensare che aveva ragione Montella quando dopo queste lacrime disse piange perché sa che deve restare a Catania. A questo punto c'era anche questa possibilità, ovviamente Montella lo diceva scherzando. Senti, siamo alla stretta finale per Maxi Lopez.